Ragazzi, faccio un video più breve per spiegare meglio quello che ho appena detto in un video più lungo. Quindi, Carmelo Bene, 1960. Cosa dice? Dice: l'arte mi fa schifo. Poi dice: il cinema mi fa schifo. Il cinema non è la settima arte. Va bene, questo lo possiamo anche accettare perché il cinema è stato inventato comunque poco prima, insomma, 60 anni prima o poco più. Però cos'altro diciamo noi oggi? Fontana taglia la tela. Un tappino di bottiglia potrebbe piacere quanto una tela di Fontana, però la tela di Fontana viene venduta 200.000 euro. Baudelaire cosa aveva detto nel metà 800? Aveva detto: l'arte è il mercato dell'arte. Quindi l'artista è un boemo, un bohemien, è un qualcuno che fa la fame. E quindi 100 anni, so, 100 anni dopo, 150 anni dopo, Fontana taglia la tela e viene pagato 200 miliardi agli occhi. Quindi no, noi iniziamo a notare, il video di prima era fin troppo discorsivo, c'era la musica, ma notiamo solo questo. E quindi l'arte che cos'è? Forse non esiste, cioè, nel senso esisteva. Esisteva, però il mondo di oggi è vecchio. Il mondo latino e greco era nuovo. Era nuovo, era giovane. Quindi chi nasce oggi nasce già morto, cioè comunque ha un'energia giovanile, ma non può rinnovarsi, cioè non ha lo spazio del futuro per rinnovarsi. Quindi se non può rinnovarsi, è ovvio che diventa un homo videns, come diceva Sartori, cioè un video, un televideo. E perché? Perché, ahimè, l'uomo di oggi nasce purtroppo in un contesto già vecchio, già protratto nella vecchiaia. Perché? Io mi sono sentito subito vecchio, ma perché? Perché non ci sono possibilità? Perché non viene. Si parla tanto di valori del passato, però concretamente poi chi non vuole lavorare come alla catena, cioè anche se volessimo lavorare, ma quali condizioni sono date delle belle condizioni, buone, sostenibili, umane, diciamo dignitose? A me non mi pare. Quindi quelli che parlano di morale, di valori, e parlano di valori del passato, del presente, del futuro, boh, parlano di quello che parleranno, va bene, però concretamente ai giovani d'oggi o addirittura ai nascituri, cosa viene dato di valore? Cioè, quale mondo gli si lascia? Oh, poi si dice: ma viva la cultura, la scuola, ma come? Ma concretamente fa tutto schifo, soprattutto nella scuola, figuriamoci nei lavori più umili. E quindi cioè, c'è da dire che anche oggi la cultura, piace la cultura, perfetto, però lo scrittore non può vivere. Quindi nel mondo greco-latino lo scrittore veniva messo a capo delle città. Oggi vengono messe delle macchinette che sfornano slogan, chiamate politici, anche se l'etimo viene da polis, purtroppo sono delle robe messe lì. Mentre una volta lo scrittore faceva l'avvocato, il cancelliere, come stavo dicendo, il politico stesso. E oggi non c'è niente di tutto questo, quindi lo scrittore, non può esistere. A meno che non definiamo come scrittore o come artista uno che
Nessuno saprà mai che è stato artista e scrittore e muore nella fame e nella miseria. Potrebbe anche essere, però stride totalmente con gli ultimi 200 anni, cioè da Baudelaire in poi. Tant'è che Carmelo Bene dicevano: l'arte mi fa schifo, ma perché? Per questo motivo, addirittura il cinema faceva schifo e abbiamo capito l'homo ludens, chi è, cioè colui che la sua stessa invenzione lo fa perdere, cioè l'inventore viene dominato dall'invenzione, ma dal suo strumento, in questo caso la tecnica, la tecnologia. Però, d'altro canto, come si fa a dire che oggi esista dell'arte se il futuro di uno scrittore, ma anche di un normale uomo, non ha niente di sostenibile, di possibile? Come, anche uno scrittore cosa fa? Pubblica due libri per due intellettuali morti, come dicevo nell'altro video. Ma perché? Perché dovrebbe. Questo è.